Perché non c'è tante persone? Questa è una bella domanda. Perché? Dovete ricordare che noi siamo stati 3 anni senza fare niente. Di tutti questi tempi lì la gente era da là e dall'altra parte. Quindi la maggior parte delle persone interessate al momento dell'inaugurazione di questo spazio stavano in Senegal. Ma dopo il Ramadan sono tornati, il tempo di sistemarsi, di comprare la roba e anche tanti di loro, la merce che dobbiamo mettere qua, l'hanno fatto il comando che deve venire in Senegal. Quindi piano piano arriverai. Kadim Sall è uno dei commercianti assegnatari di uno dei 94 stalli del mercato multietnico, inaugurato circa 2 mesi fa all'interno di uno dei sottopassi ferroviari in via Ferrari a Pescara dalla vecchia giunta Alessandrini, con un finanziamento di oltre 200.000 euro e contestato dagli esponenti dell'allora opposizione che oggi, tra i banchi della maggioranza nell'attuale consiglio comunale del capoluogo adriatico, chiedono di ridefinire la vicenda, puntando il dito anche contro la scarsa partecipazione dei commercianti a un mercatino che si scopre quasi deserto, mentre l'attuale opposizione difende la scelta fatta. Il mercato è deserto, ci sono 6 o 8 operatori, quindi è una cosa imbarazzante soprattutto per chi ci sta dentro. Vendono merce contraffatta, non è un mercato etnico, è una scusa, crea ulteriori problematiche sul rapporto con i ragazzi senegalesi che meritano una dignità nettamente migliore rispetto a quella di essere ghettizzati dentro un tunnel. Quel mercatino è stato per anni in una situazione torbida senza che nessuno se ne facesse carico. Loro hanno preso di petto la situazione, ha fatto un concorso regolare, un bando regolare, tanti venditori in modo del tutto regolare che pagano le tasse, che versano i contributi, sono completamente in regola, come indipendentemente dal colore della pelle della loro etnia, hanno vinto l'assegnazione di quegli spazi per le loro vendite. Io credo che loro preferiscono vendere sul marciapiede della riviera dove c'è gente rispetto, ripeto, a un tunnel buio sotto la stazione ferroviaria dove chiaramente non passa nessuno. E dicono le senegalesi hanno lasciato il mercato e vanno al mare per vendere queste cose. Questo non è così. La maggior parte di noi sono alla campagna. Dirvi che no, sono in campagna, sono nei campi di vite. 30 persone hanno già pagato il loro posto e hanno ricevuto una via di lavoro per 2 anni. Io posso dire una cosa, la nuova giunta che stanno là, di lasciare un po' di calma, perché questo mercato non puoi andare come li volete fino a Pasqua dell'estate.